In questo video ti mostro come tenere sotto controllo gli accessi alla tua casella di posta. Ti mandiamo un'email se rileviamo un accesso sospetto in base ai nostri criteri di sicurezza. Per maggiori informazioni sulla funzione, puoi consultare la versione testuale di questa guida. Puoi anche controllare chi ha effettuato l'accesso alla tua casella di posta negli ultimi 6 mesi. Farlo è semplicissimo. Ti basta accedere a Webmail con l'indirizzo della tua casella di posta completo e la password. Clicca in alto su Impostazioni e poi a sinistra su Storico accessi. Per ciascuna riga puoi vedere la data, l'ora e nome utente, l'IP e la nazione da cui è stato eseguito l'accesso, il dispositivo e il sistema operativo utilizzato, la piattaforma attraverso la quale è avvenuto l'accesso, cioè il programma di posta, per esempio Outlook, oppure il nome del browser, per esempio Chrome, se l'accesso è avvenuto tramite Webmail, e il tipo di accesso. In questo campo puoi vedere se il sistema ha rilevato un sospetto in base ai criteri di sicurezza, se hai eseguito tu manualmente una segnalazione o se si tratta di un nuovo dispositivo. Puoi ordinare gli accessi per data e filtrarli in base ai dati che preferisci. Se hai bisogno di qualche dettaglio in più o vuoi segnalare che non riconosci quell'accesso, clicca la riga che ti interessa. Il sistema ti informa nel caso tu abbia già cambiato la password dopo che è stato rilevato l'accesso. Se non lo hai fatto e clicchi «Non sono stato io», puoi farlo immediatamente. Se non hai impostato l'indirizzo email per il recupero password, inoltre, vieni invitato a farlo. Se invece riconosci che l'accesso l'hai eseguito tu, da un IP compatibile con quello della tua connessione o lo ha eseguito qualcuno che accede alla tua casella legittimamente, puoi cliccare «Sono stato io». Gli accessi che hai segnalato tu vengono identificati con l'etichetta «non riconosciuto» o, al contrario, «riconosciuto». Quelli con l'etichetta «sospetto» sono identificati dai nostri sistemi di sicurezza. Un nuovo dispositivo viene identificato con l'etichetta omonima.